Buongiorno, sono molto felice di poter parlare di sostenibilità il 20 di dicembre perché credo che questo tema si possa affrontare solo da un approccio tecnologico. Sono in mezzo al mio laboratorio, alle mie macchine, tema quello della tecnologia che spesso viene contrapposto a quello della sostenibilità. In realtà, a ragionarci bene, si scopre che l'unico modo che Homo sapiens ha per uscire dalla trappola in cui si è cacciato utilizzando la tecnologia è riprogettare la tecnologia stessa in modo più adeguato, sostenibile by design, progettando le macchine che ci porteranno in giro per il mondo, che ci permetteranno di riscaldarci, di illuminarci, di lavorare in modo più sostenibile. E quindi è un lavoro sofisticato quello che dovremmo fare nel XXI secolo, un lavoro che metta insieme due visioni del mondo, quello naturale e quello artificiale, che Homo sapiens rappresenta meglio di qualunque altro essere vivente su questo pianeta. Siamo una specie speciale e meritiamo di ripensare a noi stessi e al mondo sotto un'altra luce. Questa luce è quella tecnologica, ma anche quella sostenibile. Ne parliamo il 20 di dicembre insieme a Venezia Mestre.